è il Shalom. Shalom. Shalom che significa pace. Noi siamo gli ebrei israeliti, siamo il vero popolo della Bibbia, siamo il vero popolo di Israele, qui un altro giorno per portare la verità della Bibbia, annunciare il Vangelo. Come sempre, prima di iniziare, diamo tutta la gloria e potere e le lodi a Yahweh, Ba'asham, Yahweh Shai, Ba'asham Kakdash. Yahweh è il vero nome del Padre, Yahweh Shai è il vero nome del Figlio nell'antico ebraico. I nostri genuri agli apostoli e agli anziani della Gran Pietra Mulino per aver insegnato bene la verità della Bibbia. Shalom agli eletti delle 12 tribù di Israele che oggi si trovano disperse nel mondo. A coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità, umiltà e verità. Shalom. Un altro giorno qui per chiamare le pecore smarrite della casa di Israele a santificarsi attraverso lo Spirito. Ricordo che la parola santo nell'antico ebraico è Kadash, che significa separato. Quello che l'Altissimo ha fatto fin dal principio, quando si è chiamato fuori Abramo, ok? Anzi, è quello che ha fatto fin dal principio con Adamo, se per questo, ok? Perché Adamo non è stato il primo uomo a camminare sulla terra, anzi, è vero, dobbiamo iniziare quindi. Genesi capitolo 2 dal versetto 6, anzi prendi Genesi capitolo 1 al versetto credo 27, dove l'Altissimo dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, lo facciamo maschio e femmina. E lì mostriamo che l'Altissimo già aveva creato uomini e donne, già aveva creato prima di Adamo. Praticamente Adamo aveva un padre e una madre, se per questo. Ok, se vuoi leggerlo. Questo è il libro di Genesi, capitolo 1, versetto 27. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò. Anzi, Salaglia, prendi prima il quinto giorno, dove dice che creò le creature viventi. Così facciamo le cose in ordine. Questo è il libro di. Ricordo innanzitutto che quando si parla dei giorni nel libro di Genesi, capitolo 1, ogni giorno, come insegna la scrittura, come dice. Primo Pietro 3, 20. Ok, prendiamo. Dice. Primo Pietro, secondo Pietro. No, ma non è primo. Questo è secondo Pietro capitolo 3 versetto 8, che dice: ma voi carissimi non dimenticate quest'unica cosa, per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Quindi attraverso la linea del tempo dell'Altissimo, ricordiamo che la parola giorno, la parola giorno nell'antico ebraico è Yawam, che fa riferimento a un periodo di tempo che può essere un giorno, un anno, equivale a un periodo di tempo. Quindi quando si parla dei sette giorni della creazione, in realtà si sta parlando di 7000 anni. Per creare il mondo, la terra, per creare l'asciutto, tutto lo strato dell'ozono, per tutta la creazione ci sono voluti 7000 anni, ok? E nel quinto giorno, nell'anno 5000 possiamo dire, ok? L'Altissimo crea gli esseri viventi che vengono tutti quanti dall'acqua. Questo è il libro di Genesi, capitolo 1, e versetto 20. Versetto, parto dal versetto 19. Fu sera, poi fu mattina, quarto giorno. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza esseri viventi, e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Ok, gli esseri viventi che furono creati il quinto giorno, il quinto millennio, furono tutti gli esseri viventi che abitano la terra oggi, compresi gli esseri umani, ok? Compresi l'umanità che viene dall'acqua. E infatti basta vedere quando nasciamo nel grembo di una donna, nasciamo in una sacca d'acqua, ok? Tutti gli esseri viventi vengono dall'acqua. E poi che cosa accade? Il sesto giorno. E per aggiungere a questo punto, perché la scrittura va avanti a dire che l'uomo è stato creato dal suolo, no? E infatti il suolo più fertile è quello sotto l'oceano,
ed è un suolo molto scuro, ok? Quindi dall'acqua, la terra bagnata. Dall'acqua l'uomo viene, da quel suolo sotto l'acqua. Infatti scientificamente approvato, siamo fatti al minimo, minimo 70% d'acqua. Sì, sì, è vero, la nostra costituzione è fatta almeno del 70% di acqua. 75% dell'acqua. Nasciamo in una sacca di acqua. Abbiamo bisogno di acqua, cioè più che di cibo, sì, abbiamo bisogno di acqua per assolutamente sopravvivere. Infatti, cioè con il cibo possiamo sopravvivere più tempo che senza acqua. Un bambino appena nato lo puoi buttare nell'acqua. È vero, ho visto dei video che fanno niente. Visto che li prendono, sì, 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 e il bambino non ha problemi. È da lì che veniamo, è da lì che viene l'umanità, è da lì che veniamo noi, è da lì che vengono anche tutti gli esseri viventi. Quindi questo vi fa anche comprendere la stoltezza delle grandi religioni, la confusione che hanno fatto, come spiegava il fratello prima, che gli Adamiti erano un popolo, ok? E lo scopo in cui il fratello sta dicendo questo, tutto questo, è che era un popolo separato, creato per un, sì, adesso arriviamo per un scopo. Adesso sì, arriviamo lì. Comunque poi, andando avanti, sai, 1:27, no? Sì, perché poi il sesto giorno che cosa accade? Che praticamente l'Altissimo fa sì che gli animali, tutte le creature viventi. Le creature viventi, una parte di queste creature viventi vada ad abitare la terra, ok? E parte di queste creature viventi che andrà ad abitare la terra sono gli esseri umani che l'Altissimo crea prima di Adamo ed Eva. Prendilo. Questo è il libro di Genesi, capitolo 1, versetto 27. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Quindi cosa sta semplicemente dicendo qui? Il padre, tra tutte queste bestie qui, c'è anche il secondo libro di Esdra, capitolo 6 se non sbaglio, dai versetti, non lo so, 48 in poi, che mi fa capire i due tipi di essere che il padre ha creato. Il padre ha creato Anawak, ok? Che sono gli uomini retti, uomini come noi, e ha creato anche Leviathan, che rappresenta le bestie, ok? Gli uomini di bestie. Quindi il padre ha scelto uomo, tra tutti gli uomini ha scelto un popolo e li ha creato a sua immagine. Cosa vuol dire sua immagine? Il nostro padre rappresenta ordine, rappresenta legge, rappresenta statuti, tutta la roba. Infatti dopo lo dice, se tu continui al versetto... continua al versetto 26. Tu hai letto dal 26? Leggere dal versetto 26. Vai. Questo è Genesi 1, versetto 26, dice: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sui cieli del cielo, che sui bestiame, su tutta la terra e tutti i rettili. Che praticamente tra tutte le creature che l'Altissimo creò, l'uomo fu la creatura che si scelse per avere il dominio e il controllo su tutte le altre creature della terra. Quindi così come l'Altissimo ha il controllo sull'universo, su tutte le creature, quando ha creato la terra e tutte le creature della terra, si è scelto l'uomo a sua immagine, affinché come lui è il dominatore dell'universo, così l'uomo potesse essere il dominatore della terra, ok? Quindi un uomo che con giustizia, con legge, con le leggi. Infatti poi va avanti nel capitolo, al capitolo 2 andremo a vedere, sì, quando parla di Adamo. Adamo non è il primo uomo creato, perché noi abbiamo visto, ecco, che già il sesto giorno sono stati creati, cioè già il quinto giorno vengono create, il quinto millennio vengono create le creature viventi, il sesto giorno a parte di queste creature vanno ad abitare la terra, e poi vediamo che il settimo giorno di queste creature Adamo è quello che viene scelto, quello che viene separato dall'Altissimo, è quello che viene santificato. E infatti bisogna anche capire il linguaggio, le parole oscure delle Sacre Scritture. Infatti quando nel libro di Isaia 45 che dice: io ho scelto te, o Giacobbe, ok? Padre non stava parlando direttamente a Giacobbe, ma stava parlando a un popolo, la discendenza di Giacobbe. Quindi la stessa cosa succede nel libro di Genesi, quando il padre ha scelto Adamo, non sta parlando letteralmente a Adamo, ma sta parlando al popolo di Adamo, ok?
perché vediamo in molte parti delle scritture quando il padre per riferire ai figli di Israele chiama Giacobbe, okay. Quindi è la stessa cosa che succede qui. Padre non ha scelto solo Adamo, era diciamo il principe del suo popolo, ok? Il popolo si chiama Adamiti a quell'epoca là, ok? E prima di quell'epoca si chiamavano si chiamavano gli Adamiti, poi i figli di Dio, poi sono passati ai figli di Israele, ok? Figli di Giacobbe, quindi è importante capire questo punto, come parla la scrittura è un libro molto enigmatico e ci vuole davvero lo spirito, perché poi leggere le cose e non avere comprensione di cosa dice. Quindi quando le scritture dice ha preso Adamo, non sta dicendo Adamo. Non sempre. Così come nelle scritture quando si parla di Giacobbe, in alcuni casi si parla di Giacobbe, il capostipite del popolo di Israele, e in tanti altri casi quando si parla di Giacobbe si fa riferimento a tutto il popolo di Israele, ai suoi progeni. La scrittura in Geremia 30:10 dove dice non ti sgomentare Giacobbe, tu ritornerai dalla terra di schiavitù e possederai il paese, starai tranquillo. Là si sta riferendo a tutto il popolo, e così anche riguardo ad Adamo, ottimo punto, è stato punto. In alcuni punti quando parla di Adamo ed Eva, Caino e Abele, si sta parlando di Adamo del capostipite, okay, del principe del popolo degli Adamiti. Ma nel caso che andremo a leggere di Adamo, che gli viene dato il soffio di vita, sta parlando di un popolo al quale l'Altissimo poi dà il dalle leggi, dalla conoscenza, dall'intendimento. Questo è Salmi capitolo 104 versetto 30. Tu mandi il tuo spirito e sono creati, e tu rinnovi la faccia della terra. Ma sono creati come? Attraverso noi abbiamo visto che una creazione già era, anzi leggi prima Genesi capitolo 2 versetto 6, credo. Questo è il libro di Genesi capitolo 2 versetto 6. No, leggiamo da versetto 5. Allora dice: non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio non aveva fatto piovere sulla terra. E questo vi fa capire che in quei tempi non c'era la pioggia. Il padre faceva un'irrigazione automatica, il vapore veniva dalla terra. E infatti quando Noè diceva al popolo che stava arrivando una pioggia, per la gente lo guardavano come un pazzo, perché non avevano mai visto una roba del genere. Non credevano proprio. Quello, infatti, se tu entri in quelle grotte, ci sono alcuni documentari che ti portano tipo in delle grotte, e tu vedi che in queste grotte ci sono dei fiumi di acqua continua. Cioè, se noi anche qui andiamo nel sotto della terra, a un certo punto incontreremo l'acqua. E questo è quello che accadeva prima. Prima l'Altissimo faceva sì che il vapore di quest'acqua che scorre sotto di noi irrigasse attraverso la condensa, attraverso il vapore, le piante. Per questo, mi ha detto il fratello, quando Noè profetizzava una pioggia che sarebbe stata quella del diluvio universale, la gente lo prendeva in giro, la gente si burlava di Noè, la gente loro credeva perché mai avevano visto la pioggia. Ed è spirituale, se ci pensi, perché allo stesso modo quando noi oggi parliamo dei missili nucleari, la gente si burla, la gente non ci crede, perché non hanno mai visto una Gomorra che fu piovuto proprio. È fortissimo, per questo quando anche gli Ahawashai dice verranno tempi che non si sono mai visti, ok, a parte la grande tribolazione, il microchip, che è cosa che non è mai avvenuta nella storia dell'umanità, che tu per partecipare alla società dovessi per forza prendere un'incisione, un apparato nel tuo corpo. Certo, è capitato che nel passato per partecipare alla società, per vivere in pace, dovevi chinarti agli idoli, come nel caso di Nabucodonosor, che fece la legge che chi non si inchinava alla statua veniva messo a morte. Però quello che sta avvenendo è peggio ancora, perché quello che arriva attraverso la grande tribolazione, attraverso il marchio di Apocalisse 13:16, il microchip, sarà proprio un tempo mai visto, perché senza quello tu non potrai andare a comprare da mangiare, da bere. Senza quello tu non potrai andare a lavorare, non potrai pagarti la casa, la corrente, non potrai, praticamente sei completamente fuori dal mondo, sei completamente fuori da questo mondo. Quindi ecco, attraverso lo spirito prepariamo a santificarci anche da questo punto di vista. Perché lo ripeto, l'ho detto all'inizio del video e magari lo continuerò a dire qualche altra volta in questo video. La parola santificarsi, la parola santo in ebraico è kadash, ok?
che significa separarsi. Quindi questo santificarsi significa separarsi. E siate pronti a separarvi da questo mondo, perché questo mondo o con le buone o con le cattive vi separerà da lui, ok? E infatti il Vangelo, quello che Yahushua è venuto a portarci, è tutto centrato su separarsi, non comportarsi come il mondo, perché siamo figli di un Dio, siamo i figli del Re Altissimo che ha creato tutto, quindi dobbiamo comportarci come dei principi. Anche in questo mondo hai figli di alcuni eliti, non è che non li vedrai mai a uscire, mischiarsi, uscire con muratori o con non so, giardinieri e robe varie. Possono scambiare una parola, ma hanno la cliché di amicizia che loro seguono, loro si portano come gli eliti. La stessa cosa, noi siamo gli eliti degli eliti, ok? Perché il nostro padre ha creato tutto. Al nostro padre appartiene tutta la ricchezza, quindi c'è un certo modo in cui dobbiamo comportarci, ciao buongiorno, c'è un certo modo in cui dobbiamo comportarci e portarci, ok? E questo modo non ha nulla a che fare con le ricchezze di questo mondo qui, ok? Come abbiamo detto la settimana scorsa, c'è una ricchezza ancora assolutamente oltre tutto quello che vediamo ed è del nostro padre, quindi comportiamoci come dei principi, come i figli dell'Altissimo. Questo vuol dire separarsi. Ah, un buon punto è tirato fuori il reato, il fatto che coloro che sono i figli dell'elite mondiale, comunque coloro che ricoprono, hanno un ruolo nella società, diciamo che, anzi, ma anche se vedi nello stile di vita, nel mood, magari il rapper si frequenta col rapper e ha il suo stile di vestirsi e di comportarsi, i figli dei fiori hanno il loro stile di vivere e di comportarsi, magari i figli di dottori, avvocati hanno il loro stile di vestirsi e di comportarsi. Quindi ognuno è separato nel suo mondo e noi siamo chiamati, il Messia ci ha chiamato a tornare al nostro mondo, alla nostra cultura, alla nostra costituzione, al nostro governo, che è il regno dei cieli, cosmos. Al nostro padre, Yahawashi è venuto a chiamarci al padre. Infatti lui dice: io sono venuto a farvi conoscere il padre, ho fatto conoscere il tuo nome. Vediamo un punto che trova in Giovanni, capitolo... Ehi, shalom a fratello Claudio. Ehi, shalom. Questo è... Giovanni. Ciao, sono Massimo. E dirvi anche parlando proprio generalmente, le cose vengono separate, ogni cosa ha la sua sorta, ok? Perché alcune cose di una sorta possono corrompere alcune cose di un'altra sorta. E prendiamo un esempio, per esempio, ci sono alcuni frutti che non puoi mettere insieme. Ok? Non puoi, ci sono alcuni frutti che devi assolutamente separare, perché alcuni frutti finiranno per mangiare l'altro. Finiranno, sì, hanno una consistenza diversa. No, non è che per mangiare l'altro, diciamo che uno cresce di più. Per macire altri, sì. Robe varie. Uno ruba l'acqua, ruba il nutrimento, sì, all'altro. È come una cosa che ho sentito, non so quanto veritiero è, di non mettere due telefoni mai insieme. Uno prende l'energia dell'altro. E quindi ogni cosa ha la sua sorte, ok? Separarsi. E questo è un precetto per mostrare che il Messia Yahawashi è venuto a chiamarci a tornare al Padre, a separarci da questo mondo, a santificare i suoi, non tutti tra l'altro, ok? Non è che è venuto a chiamare tutti quanti, tutti gli abitanti della terra, e dire chi vuole tra di voi può venire al Padre. No, è venuto a chiamare non quelli che... non ha neanche senso. Non puoi chiamare tutti a dire separatevi, allora ci metteremo tutti da una parte. Vuol dire che è venuto a chiamare un popolo in mezzo a tutta questa gente, separatevi dagli altri. Quando si dice separarsi vuol dire levati dagli altri, ok? Fare i gruppi, okay? Perché bisogna comprendere la situazione storica nel quale ci trovavamo. Il popolo di Israele, che poi adesso andando in ordine, siamo partiti da Adamo e volevo arrivare da Adamo a Abramo, tutti questi uomini che il padre ha separato se partiamo da Adamo, come stiamo leggendo qui, anzi, andando in ordine, se concludiamo prima Adamo... No, torneremo sicuramente. Vabbè, prendiamolo prima qui. Questo, andando avanti,
libro di Genesi 2, parto da versetto 6, dice: ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Versetto 7, potere il Signore Jehovah Shemioshai formò l'uomo dalla polvere della terra. E quando si parla di questa polvere qui, abbiamo detto che il polvere più fertile è quello sotto l'oceano, ok? E poi anche questo polvere qui ha un significato di confusione, perché se tu prendi polvere e lo butti all'occhio di un uomo, va in confusione. Perché lo stato umano nostro è uno stato molto confusionale, ok? E dice? Poi comunque i primi capitoli di Genesi sono capitoli molto pieni di allegorie, metafore, che la gente se non ha lo spirito va in confusione. Ma assolutamente. Per questo le religioni ti fanno vedere che il Signore ha creato tutto in 7 giorni, che poi per ogni cosa, sai, ci vuole comunque il suo processo, perché sai, qualche la settimana scorsa sono andato a vedere un giardino dove spiegava anche la creazione, no? Ed è stato fortissimo perché ti spiegava tutta la creazione e poi fa che ha iniziato un po' tutto a fiorire su questa terra qui, un po' tutto a crearsi da quando un fulmine ha colpito la terra, e quindi quello che ha creato chimicamente il fulmine con gli elementi della terra hanno iniziato a creare la vita. E io ho capito che quel fulmine, attraverso lo spirito, sapevo che era l'Altissimo che è venuto a creare tutto ciò. Però spiegava proprio tutti i miliardi, loro te lo dicevano in milioni di anni. E infatti voglio dire qualcosa riguardo questa roba dei milioni di anni. Dovete stare attenti, perché questi milioni di anni sono stati studiati apposta per sballarvi, ok? Perché vi hanno dato varie teorie, no? Dell'evoluzione, del Big Bang, e loro devono ovviamente buttare in mezzo del milione di anni, perché tu potresti fare una domanda semplice: ma come mai le scimmie non sono più evolute? Allora loro vi dicono che per la trasformazione ci vogliono al minimo una migliaia, un miliardo di anni. E questo qua ti toglie la speranza di vederlo, perché tu non vivi miliardi di anni. Bravissimo. Vuol dire che passa generazione in generazione in generazione in generazione. Quindi queste sono delle astuzie studiate apposta per sballare un'intera generazione. La Terra non è mai vissuto oltre a 13 a 14 mila anni. La Terra, okay? Non esiste la Terra esiste da circa 13 a 14 mila anni. 7.000 anni sono gli anni della costruzione di tutto della Terra. Se io ti dico la verità, facendomi i calcoli, ho visto che esiste da circa 12.000 anni, però... 12 a 13 a 14 anni, perché i primi... motivo perché dico 14 anni, i primi racconti delle varie civiltà sono all'incirca 7.000 anni, ok? Quando si parla dell'epico di Gilgamesh, quando si parla dei Sumeri, ok, li hanno datati fino a circa 7.000 anni fa. Quindi se prendiamo 7.000 anni fa in cui gli uomini hanno cominciato a raccontare la propria storia, ok, è lì l'epoca della coscienza che gli uomini vivono, ok? E più 7.000 anni che il padre ha messo per costruire la terra, ma quello che dico all'incirca dai 12 a 14 mila anni, la terra non va oltre. Anche perché se prendiamo, c'è un scienziato che ascoltavo, ha detto una cosa davvero interessante, davvero importante. Dice, se davvero gli uomini esistevano da miliardi di anni, come hanno detto, la terra sarà tutto un cimitero, perché ovunque scavi troverai l'ossa. Bravissimo. Ovunque scavi troverai l'ossa. Sarà un cimitero. Quindi non è vero che la terra è miliardi, quindi il motivo perché vi hanno detto miliardi è quello per non provarvi quello che stanno dicendo. Non provarvi quello che stanno dicendo. Se loro dicono che in milioni di anni c'è l'evoluzione, l'evoluzione, tu sapendo che non vivrai che... milioni di anni non potrai vedere questa evoluzione. E loro giocano con questo qui. Infatti in questo documentario che c'è, cioè, praticamente che poi attraverso lo spirito, se il Signore lo vuole, ti porterò in questo giardino che è spettacolare, Yarayala, è un giardino, sì, è davvero era il giardino di un principe, dove comunque all'interno c'è anche questa parte dove tu entri 10 minuti e ti spiega un po' la creazione. E dice che la terra prima era vuota e che poi quando è arrivato questo fulmine
ha scatenato una reazione di elementi dal quale poi hanno iniziato a crearsi gli organismi. Io attraverso lo spirito sapevo che quel fulmine è la mano divina che interviene e inizia a creare. E scusami, infatti, tornando sempre in questo racconto che sta dicendo, no? Un fulmine non si crea da solo, ok? Un fulmine, per avere un fulmine ci vogliono insieme di varie cose. E questo va a contraddire anche la scienza in sé. Perché quando si parla di Big Bang, cosa ha provocato quell'esplosione? Perché la scienza ti dice che non hai una reazione senza un'azione. Senza qualcosa che innesca. Il fuoco non prende così. Senza qualcuno che lo fa. Sì. Deve essere qualcuno dietro. Allora, se tu mi parli del Big Bang, ok, che ad un certo punto si è scoppiato tutto, chi ha fatto scoppiare questa cosa qui? Perché scientificamente, se vogliamo prendere le carte, proprio con la loro scienza, vedi, questo vi fa capire quanto sono confusi questi scienziati. Infatti la scrittura parla di stare, prendi un paio di recetti, ma la scienza è davvero in uno stato confusionale. Come la loro legge è in uno stato confusionale, ecco perché ogni mese devono accorciare la legge un punto 4 bis, articolo 37.2. La stessa cosa, loro se ne accorgono che cavolo, c'è qualcosa che non va, ok? E allora devono correre al riparo e hanno fatto una confusione, e questo porta sempre al polvere che sta dicendo. L'uomo è stato tratto dal polvere, ok? Che rappresenta confusione, ok? Questo è 1 Corinzi capitolo 3 versetto 19, che dice: perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: egli prende i sapienti nella loro astuzia, e altrove il Signore conosce i pensieri dei sapienti e sa che sono vani. Il Padre sta prendendo questi sapienti con la loro astuzia attraverso i suoi profeti. Il Padre sta aprendo i nostri occhi. Stiamo guardando in più questa gente che abbiamo stimato tutta la nostra vita, grandi scienziati. Stiamo vedendo che oltre non c'è altro che stupidaggini, ok? Sono uomini base che non hanno proprio conoscenza, la loro conoscenza è stupida. Mi metti davanti un Big Bang e poi mi dici la scienza e la coscienza, la tua scienza contraddice quello che stai cercando di approvarmi, no? Il Padre ci ha aperto gli occhi, sappiamo da dove viene fuori tutta questo racconto di Big Bang. È un racconto degli antichi egiziani che ho già raccontato, no. Dove dei due dei avevano okay. Lui esercitato ha sparato e da là che è nata la vita. Questo è Salmi capitolo 33 versetto 10. Il Signore rende vano il volere delle nazioni, egli annulla i disegni dei popoli. Assolutamente, il loro disegno è quello di cambiare la storia e presentare un nuovo mondo, ok? Infatti ho una grande agenda in questo nuovo ordine mondiale che stanno spingendo, è quello, la parte più importante è l'indottrinamento, ok? Cancellare la sapienza normale che la gente ha attraverso la storia, ok? E vogliono introdurre nuove indottrinamenti, ok? Sì, assolutamente. Infatti è l'artissimo come sventa i disegni. Quelli che noi stiamo raccontando, questo Big Bang, l'uomo che viene dalla scimmia, queste teorie dei milioni di anni o della creazione stessa, ma anche le teorie delle religioni, che queste qua, che l'artissimo in 7 giorni ha fatto questo. Non ha costanza, non ha sostanza, diciamo. Come dice la scrittura, questo è 1 Corinzi capitolo 1 versetto 27, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Assolutamente, per loro queste cose che stiamo dicendo sono pazze perché sono i racconti dei nostri antenati, ok? Perché il mondo ormai ha, come abbiamo detto, perché c'è questa lezione intorno a separarsi sempre, ok? Ma il mondo Si è aggregato a coloro che sono al potere, e questa è la bellezza del potere. Se hai potere, se hai soldi, attrai tutta la gente a te. Tu basta uscire da una Ferrari e vedi quanta gente si ferma davanti a te a farti foto, quante ragazze che non si parlavano tutta la tua vita ma che ti salutano, vogliono chiedere qual è il tuo nome.
Quindi la gente si è aggregato a questi che si sanno, e il Padre sta svergognando tutto questo attraverso le cose viste stupide, attraverso un libro, ok? Attraverso uomini che lavorano in fabbriche che non c'entrano nulla, uomini che fanno giardinieri. Questo è praticamente, l'Altissimo sta annullando i disegni, cioè l'illusione che hanno creato i popoli, ok? Quello dietro, la gente va dietro vedendo questi scienziati, questi studiosi, questo è laureato, ha studiato alla Oxford, sì. Dice il dottor che ha studiato, maestro che ha studiato all'Oxford University, ti dicono con tutti questi titoli, Harvard, dice che la Terra così è stata creata, e tutti quanti come i baccalà a credere a bocca aperta quello che dice questo qui, oppure dal punto di vista religioso, il teologo studioso che si è all'università degli studi biblici antichi di qua, l'ala dice che la Terra è stata creata in 7 giorni, e tutta la gente come baccalà che gli vanno a credere dietro a questi. Mentre cosa dice la Bibbia? Che l'Altissimo ha preso proprio i minimi. Guardate, questo andando avanti, versetto 28. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono come noi. Questo è una prova che siamo cose ignobili, ok? Perché guardate quanta gente passa, non si è fermato ancora una persona finora. Quando ti trattano con indifferenza, è come se proprio non ti valutano nulla praticamente. Infatti tu pensa, centinaia, migliaia di persone che passano, che non ti calcolano, praticamente loro ti stanno valutando un nulla, Perché ma aspetta che magari qui abbiamo due security vestiti con la giacca e cravatta, con gli occhiali scuri, e magari uno con la fotocamera a seguirci, cambia già il racconto. Perché ci sto solo dicendo. Infatti tu pensi che noi magari ci vestiamo un po' meglio, mi vedi da uno con una telecamera, anche lui. La gente dice, ma chi sono questi qua? Cosa c'è? Vogliono un attimo. Questo è, il Padre usa le cose ignobili, ok? È vero. Dice le cose che non sono per ridurre a niente quelle che sono. Quindi praticamente il Signore prende proprio i minimi della terra, come anche la preghiera del Messia dice, ti ringrazio Padre perché hai rivelato queste cose ai piccoli e ai minimi e non le rivelate ai grandi, ai sapienti. Quindi noi comprendiamo. Questo ci fa capire, ecco, che iniziamo a separarci dal punto di vista, in questa prima parte di questo campo lo Spirito ci guida a chiamarci a separare, a santificarci dalla conoscenza della creazione, punto primo, e da separarci da quelli che il mondo ti ha etichettato come grandi sapienti, ok? Questi grandi scienziati, questi grandi teologi, non valgono nulla. Perché l'Altissimo per mezzo dei suoi servi, per mezzo di suo figlio, ci dice che lui le cose sagge, le cose sapienti le ha rivelate ai piccoli, ai minimi. Infatti, questi vostri grandi sapienti che molti hanno creduto, hanno guidato alla morte migliaia di persone nel 2019. Vi ricordate quell'epoca là? Ok? I vostri stessi sapienti, sapientoni, professori, dottori, bla bla bla, ok? Vi hanno guidati al cimitero, ok? Ci sono migliaia di denunce contro lo Stato ancora per la distruzione genetica, per la distruzione del corpo. Io personalmente ho avuto a che fare con il Signore un paio di settimane fa. Questo uomo, il suo corpo lo appoggia su una sola parte della sua costola, tutta l'altra parte non funziona più, è proprio un uomo piegato in due così. Mi ha aperto la bocca e mi ha detto, non ero così, da quando ho preso il veleno di Vanessa, il mio corpo mi sono trovato così. E questo è, questi sapienti, questa gente qui, perché alla fine fanno parte dell'agenda, okay? La loro agenda, può non farci foto per favore? No, grazie. E vuole fare le foto a quello che stiamo insegnando. Ma perché voleva farci la foto? Davanti, cosa stavo dicendo? Riguarda questa persona che ha preso il veleno di Vanessa. Ha preso il veleno di Vanessa e questo qua si trova piegato proprio, ok? E lui lo ha fatto perché ha ascoltato i suoi sapienti preferiti. Ad un certo punto non lo voleva fare
ma ascoltando uno che stima tanto, gli dice: oh, valla a prendere, va bene, è per tuo bene, dopo bla bla bla, la gente va, ok? Quindi questo, torniamo sempre al punto di farvi capire che questi grandi sapientoni del mondo sono tutti che lavorano insieme con i poteri che governa il mondo, e sono tutti che lavorano per la vostra distruzione. Non perché sono tutti dei diavoli. La parola diavolo ritorna al greco diavolos, che significa un uomo ingannatore, calunniatore, un uomo che proferisce menzogna. Ehi, qual è quella scrittura là? Dottori di nulla, libro di Giove. Ti do prima questo precetto qua, perché prendo anche l'altro. Questo è Proverbi, capitolo 27, versetto 12, che dice: l'uomo accorto vede il male e se ne mette a riparo. Ok, l'uomo accorto vede il male e si mette a riparo, ok? Tu, essendo un soldato, non vedi, vedi che, ok, siete soldati, siete in un gruppo di 10 e vedete che i vostri bersagli sono in 70, cosa sarebbe la cosa più importante da fare in quel momento? Un soldato giusto si ritira dietro, ok? Si prepara con quel poco che ha per affrontare. Ma quelli stupidi vanno avanti contro quei 70 e 70 li fanno fuori. Un uomo saggio vede il male avanti e se ne mette a riparo. Ed è quello che vi stiamo dicendo, come si chiama? Il Vangelo è centrato in tutto questo, perché c'è un gran pericolo che sta per arrivare. Noi siamo stati chiamati a metterci a riparo, come dice il libro di Salmi 91, colui che dimora nell'ombra dell'Altissimo, ok, sarà protetto. Per metterti a riparo ti devi santificare. Assolutamente. Devi separarti e andare dove c'è il riparo. Che due sono i ripari. O ti rifugi in concludendo prima Giobbe capitolo 13 versetto 4, poiché voi siete inventori di menzogne, siete tutti quanti medici da nulla. Non vogliamo neanche dire questo, perché noi non stiamo insegnando, non siamo medici e non diamo consigli sulla medicina e nulla, ma quando le scritture dicono esplicitamente queste parole, non li possiamo prendere per scontato, ok? Ogni parola che esce dalla bocca dell'Altissimo è uno scudo ai saggi. Ok? Quando il padre dice che questi sono dei medici, un'altra parola, dottore. Infatti, se voi andate nell'etimologia della parola dottore, sai cosa vuol dire? Si può dire falsificare. Etimologia, doctor. La parola doctor vuol dire falsificare. La parola giusta sarebbe fisici. Come si dice? Cosa era Luca? Sì, è vero, un fisico. Sì, questo è dire la parola giusta da usare ai così chiamati dottori che curano, sarebbe un fisico, ok? Se tu prendi la parola doctor, infatti te lo fate vedere, e vai sull'etimologia, significa falsificare. Oh. Infatti i dottori della legge, quelli che falsificavano, che davano una malinsegnamento sulle leggi dell'Altissimo. Così quelli che sono i dottori delle cure oggi, ok? Ti danno una mal conoscenza su come curarti oggi, ok? Che il vero fratello diceva che noi non siamo dottori, però attraverso le scritture il Signore ci ha detto, ci ha insegnato come curarci. Se andiamo in Ecclesiastico capitolo 38, ci mostra che la cura viene dalla terra, ok? Tutto il nostro corpo che viene dalla terra, come stavamo leggendo fin dal principio, deve essere curato dalla terra. Materia organica viene curata con materia organica. Questa è la combinazione, è la verità. Questa è Amat. Questo è uno più uno. Amat significa verità nell'antico ebraico. Ed è la parola dal quale viene la parola matematica. E la matematica non è un'opinione, la matematica è certezza. Uno più uno fa due. Questa è la Bibbia, ok? La Bibbia, quello che ti dice, è certezza. Questo è l'etimologia della parola dottore, e l'ho preso da Etimo Online del 1590, perché non vedo la luce in italiano. Vabbè, ah, tanto leggo tu, io vedo. Allora, dice falsificare, deception. Cos'è deception? Deception è, anzi, faccio così,
Eccoci qua. Vedi, adesso questa roba funziona sempre, ma adesso non vuole funzionare. Di queste parole. Ma comunque il punto era quello falsificare. Falsificare. Il punto era far vedere che c'è scritto falsificare nell'etimologia della parola dottore. Sai, concludendo proverbi, capito? Eccolo qua. Il senso di alterare, travestire a scopo di ingannare, falsificare. Come? Questa è l'etimologia della parola dottore. E quando tu ti prendi una laurea, vieni automaticamente. Sai che tu in Italia, in qualsiasi ambito, prendi una laurea, poi hai il titolo di dottore. Di ingannatore. Ingannatore, alla fine è ingannatore. Perché cosa vai a imparare? Che cosa vai a insegnare? Quello che hai imparato. Hai imparato che alla fine hai imparato solamente ipotesi degli uomini, che non è altro che delle teorie. Infatti poi i laureati come vengono fuori tutti pieni di sé praticamente, per questo è difficile poi, per questo poi è difficile a chi ha lauree insegnargli la verità della Bibbia. Assolutamente. Il Signore ti chiama a tornare bambino, il Signore ti chiama praticamente ad annullare, a mettere da parte la conoscenza che avevi, la conoscenza del mondo, per sostituirla con la conoscenza divina. E quanti sono disposti dopo anni e anni di sacrifici e di studi nella scuola del mondo a mettere via quello che conoscono? Infatti tutti questi insegnanti, maestri e professori di questo mondo sono pieni di sé da quel punto di vista della conoscenza, ok? Cioè che non gliela fai mettere via, loro sono convinti di quello che hanno imparato, perché comunque hanno speso tempo, sacrifici e soldi anche nell'acquistare questa dottrina, questo insegnamento, questa conoscenza del mondo. Assolutamente. Poi c'è una cosa che la gente deve sapere, c'è la differenza tra insegnare e indottrinare. Okay? Quando insegni qualcuno qualcosa, vediamo che dai tempi antichi i nostri genitori imparavano dai genitori come cucinare in una certa maniera. Ok? A questa età la gente è indottrinata a cucinare, basta prendono il manuale e dice metti mezzo cucchiaio, aspetti 2 minuti, brava. È la stessa cosa che fanno i dottori non imparano come curarti, imparano un formulario, un protocollo. Dice hai la febbre, loro vanno a guardare e sanno che ti devono dare paracetamolo, ok? Non imparano proprio l'essenza della tua malattia e come curartela. Non hanno quella conoscenza là. Sai, come facevi l'esempio riguardo all'insegnare, così come nella cucina, così come anche nella made in China, per prendere la parola in codice, praticamente ai tempi quando uno insegnava perché aveva preso ad esempio questa erba, te l'aveva data, aveva visto che funzionava. Allora guarda, dice, io ti insegno che se tu per il mal di testa utilizzi quest'erba funziona. Ma è così. E quello magari poi nella sua vita ha imparato qualche altra cosa, ha imparato che invece con quest'altra erba io posso curare il mal d'orecchio. Quindi insegnava ai suoi figli a dire, guarda, con quest'erba curi il mal di testa. E scusami, quest'erba il mal di solito questa conoscenza è passata da generazione in generazione. Nei tempi antichi la famiglia dei fisici che curavano attivano questa conoscenza ai loro figli. È una conoscenza che poi andava aumentando. Invece ci fai caso oggi va diminuendo oggi. Finita. Mentre che cos'è invece l'indottrinamento? L'indottrinamento è che qualcuno ha stabilito che questo è così, che magari invece quella modalità di cura può andare bene per un vecchio ottantenne, ma non può andare bene per un giovane ventenne. O viceversa. E questo è l'indottrinamento delle scuole oggi, praticamente. Che loro stabiliscono un protocollo il quale queste persone vanno curate in questa determinata maniera. E quindi i dottori oggi, quando tu vai, se vai tu paziente e hai 10 anni, 15, 20, 50, 70, 80, loro vedono che hai questa patologia, questa è la cura che devi prendere. Io vi ho detto, una volta sono stato all'ospedale con la mia mamma, sono rimasto scioccato. Questa dottoressa che scriveva su Google quello che aveva la mia mamma per poi cercare la medicina da prendere. Io sono da quel giorno, cioè a me è lasciato, ha detto alla mia mamma, guarda, questa era, potevo fare anch'io, potevo anch'io scrivere i tuoi sintomi su Google e trovate la medicina da prendere. E a me è successo proprio, io e la mia madre eravamo in ospedale, ha detto i suoi problemi alla dottoressa e la dottoressa che va in Google a cercare. Questo è Proverbi capitolo 27.
versetto 12. L'uomo accorto vede il male e si mette al riparo, ma gli ingenui proseguono e ne pagano le conseguenze. E questa scrittura sta parlando della separazione, ok? L'uomo accorto vede il male, ok? Perché cosa vediamo in questo mondo? Vediamo gente che non seguono le leggi dell'Altissimo. La gente oggi ormai si sono stabiliti della nuova legge, si sono stabiliti un altro modo di vivere, si sono stabiliti nuove storie che sono diverse. E un uomo saggio non può fare altro che separarsi da tutta questa roba qui, ok? Si mette a riparo. Questa era, sai, per appoggiare la storia che stavi raccontando di quello che ha preso il... Sì. La cura. Anzi, poi per concluderti invece quello che ti stavo prendendo io prima, che legava a quello che stavamo leggendo in Genesi, il fatto che ho visto questo piccolo documentario dove parlava che la terra, non c'era nulla sulla terra, e questo fulmine ha iniziato a far avere delle reazioni sulla terra dal quale sono nati organismi viventi. E io attraverso lo spirito sapevo che era la mano celeste, la mano divina, che aveva iniziato questo. Mentre loro spiegavano da nulla praticamente. Però la cosa interessante qual è stata? Che loro spiegavano bene tutto l'evolversi di come gli organismi si sono dalle acque sono passate sulla terra e tutto quanto, no? Però loro te lo dicevano in milioni di anni. E io sapevo invece che è un processo che biblicamente viene impiegato in migliaia di anni. Per questo dicevo, il punto che tiro fuori questa storia è per far capire che la storia dei 7 giorni non regge. Anche se l'Altissimo può tutto, ok? Però per ogni cosa, l'Altissimo ci ha insegnato che per ogni cosa c'è il suo tempo. Quindi anche per la creazione della terra, degli animali, delle creature viventi, della vegetazione, di tutto quello che ci circonda, c'è bisogno di un processo che biblicamente questi che sono chiamati giorni, il capitolo 1 dell'Apocalisse, della Genesi, sono equivale a migliaia di anni. Ogni giorno equivale a 1000 anni. E noi vediamo che le creature viventi sono state create il 5° millennio, il 6° millennio vengono passate su parte di loro viene passata sulla terraferma, e poi vediamo che già sono stati creati gli uomini maschio e femmina, quindi Adamo, Eva, gli Adamiti avevano già un padre e una madre, già avevano qualcuno che li aveva creati. Però che cosa accade? Che praticamente poi il Signore tra tutte le creature viventi, anzi già fa la prima separazione. Chi ne frega di quello che dici? Sai questo cos'è? Questa è la parabola del seminatore. Quando Yahawashai dice che tu semini il seme e poi viene il diavolo che lo porta via praticamente. Questo è. Quello era un diavolo perfetto, se stava qualcuno qui davanti adesso l'avrebbe portato via. Sì, magari si faceva una risata e se ne andava insieme a lui. Oppure magari viene qua per portarmi via il punto di quello che stavo dicendo. Comunque volevo appoggiarti con un punto di quello che stavi dicendo. Vai. Riguardo il tempo. Che c'è un processo. Hai detto che il padre non è che non lo poteva fare in 7 giorni, ma il padre è un dio di ordine. Il padre ha i suoi processi. Ok, la sua via è assolutamente più lontana dalla nostra via, ha i suoi motivi per farlo. 1000 anni anziché un giorno di 24 ore, ok? E sappiamo che nelle scritture qualunque cosa il padre stabilisce da un tempo, ok? Quando ha detto ad Abramo che i suoi figli saranno stati portati 400 anni in schiavitù nelle mani degli egiziani, lo ha stabilito, ha dato il tempo. Nel libro di Daniele ha dato il tempo in cui l'altare sarebbe stato polluto. Il padre è un Dio che ha i suoi tempi e dà tempo per tutto. Ecclesiaste capitolo 3, allora, per ogni tempo, cosa c'è il suo tempo. Okay. Sai, questo venendo a mente a questo vecchio qua, no? Ma pensa quanto è rimbambita una persona del genere che ha un'età così anziana che tu avresti dovuto accumulare saggezza nella tua vita, passare e dire ma che ce ne frega quello, cioè neanche un bambino di 10 anni passa e dice una cosa del genere, lo dice un vecchio, cioè che vediamo proprio la mancanza di saggezza in queste persone qua, ok? Fili basi, fili inutili. Veramente gente misera questa qua, che boh, sei d'accordo o non sei d'accordo, neanche hai ascoltato quello che stavamo dicendo. Ehi, e sai attraverso lo spirito il padre che cosa dice? Quando in Proverbi capitolo 1, ma siccome io ho steso la mano, nessuno mi ha ascoltato. Questo qua, quando arriverà il giorno dei suoi dolori, che sarà lì a invocare Dio, Dio dirà chi se ne frega di quello che stai dicendo. E lì sarà è lì che ti viene da ridere, ok? È lì che l'Altissimo se la ride su questa gente qui. Che dice, sei passato davanti ai miei servi, i profeti,
e hai tirato fuori dalla tua lingua malvagia questa frase, adesso ti risponderò alla stessa maniera, ti rispondo. Stavi parlando sì, di no, che la prima separazione, la prima separazione vediamo che è proprio avvenuta tra tutte le creature viventi, che l'Altissimo ha separato gli uomini. Ma io creo l'uomo perché all'uomo lo faccio a mia immagine e gli do il dominio, come io domino sull'universo, lui dominerà sulla terra, lo faccio a mia immagine. Poi tra tutti gli uomini si separa un popolo, che è il popolo degli Adamiti, che se vuoi leggere Genesi capitolo 2 e 6... Questo è il libro di Genesi capitolo 2 e se, partiamo da 7, dice: il potere Yahweh formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Praticamente qui quello che le religioni confondono, qui credono che sia stato il primo uomo questo può essere creato. No, noi abbiamo visto che le creature già sono stati creati, che gli uomini sia maschio che femmina già sono stati creati, ma che cosa accade qui ad Adamo praticamente? Che stai cercando? No, c'è una scrittura che ti dice che la legge dell'Altissimo è il suo respiro. Eccolo qua. Vai, questo è Giobbe capitolo 32 versetto 8 che dice: ma quel che rende intelligente l'uomo è lo spirito, è il soffio dell'Onnipotente. Oppure Giobbe 33:4: lo spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Wow, quindi vedete come, vai, parla tu. No, che quello che noi vediamo in Genesi capitolo 2, 7, che ad Adamo e praticamente poi al popolo degli Adamiti, così come a Giacobbe e poi al popolo di Israele, così l'Altissimo li ha separati dagli altri popoli e ha dato la sua intelligenza, ha dato la conoscenza, le leggi. Appoggialo con Salmi 147, perché cosa succede qui? Il Padre ha creato nel quinto giorno tutti gli esseri, ha creato gli uomini, ha creato tutti. E poi il settimo giorno ha preso un popolo dove ha dato la conoscenza, la sua conoscenza. Questa conoscenza non l'ha dato a tutti gli altri, ok? Lo ha dato solamente agli Adamiti, al popolo di Adam. Ai figli di Dio. Ai figli di Dio. Dopo il diluvio sono quelli che poi sono chiamati gli Israeliti. Questo è Salmi 147. Versetto 19 che dice: egli fa conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti e i suoi decreti a Israele. Egli non ha agito così con tutte le nazioni e i suoi decreti esse non li conoscono. Quindi alleluia. Abbiamo stabilito che quel respiro, quell'alito di vita, come il fratello ha appoggiato con due precetti, ma ce ne sono altri, ce n'è un altro nel libro di del Sapienza di Salomone, se non sbaglio, il 4. Ma lo lasciamo perché non so trovarlo adesso. Anzi, fammi ce l'ho. Sapienza di Salomone. Ok? Ma ce ne sono tante scritture che vi fanno vedere che questo soffio, questo alito di vita è la sapienza. Ok? E cosa succede? Faccio Sapienza 7:24 che mi dice: perché la saggezza è più commovente di ogni movimento. Okay. Essa passa e attraversa tutte le cose a causa della sua presenza. 5 punto. 25. Perché ella è il soffio della potenza di Dio e puro influsso che fluisce dalla gloria dell'Onnipotente. Perciò nessuna cosa contaminata può cadere in lei. Ma il punto qui è che la sapienza è il soffio di Dio. Ok. Quindi cosa è la sapienza? La sapienza è la legge, i statuti. Quindi praticamente in Adamo, in quel punto, viene data, non è che viene creato il corpo. No, viene dato quella sapienza là, le leggi, che lo rende speciale. Infatti, cosa dice il libro di Deuteronomio, cosa è? 7, che questa sapienza vi rende speciale, diversi. Abacasciallo, prendi. Ai altri popoli, ed è quello che il padre faceva agli Adamiti a quell'epoca. Gli ha dato la sua conoscenza. Gli ha dato in mano il manuale di come trattare questa bella creazione che ha fatto, ok? Questo è Deuteronomio capitolo 4 versetto 5 che dice: ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni come il Signore il mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete a entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica,
perché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli. Quindi, vai, finisci. I quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa nazione è il solo popolo savio e intelligente. Perché la sapienza assolutamente sono le leggi e statuti ed è il soffio dell'Altissimo, ok? Quindi stiamo vedendo tutte le cose venire punto a punto. È questa sapienza che ti separa, ok? I figli di Israele si sono trovati sotto la schiavitù dei babilonesi, sotto la schiavitù degli egiziani, sotto la schiavitù dei greci, e fino al giorno d'oggi la schiavitù del così chiamato l'uomo bianco, i figli di Esau Edom, che governano il mondo. Ad esempio la differenza tra questo si è fermato, ha letto, magari non ha ci sta bene, vedere un attimo, se no? Ne va, non è che viene fuori nulla dalla sua bocca, ma sa, cioè, quando Yahweh ci dice perché il più viene dal maligno, il vecchio rimbambito che passa e che deve dire non ce ne frega niente, per portarti via lo spirito in quel momento. Per questo, quando il Signore attraverso i suoi profeti, attraverso i suoi apostoli come Pietro dice: state attenti che Satana va ruggente come un leone cercando chi possa divorare. In questo momento quello non è che era un leone che ci voleva divorare, ma comunque era un demone che voleva portarti via lo spirito in quel momento. Un leone spirituale. Sì. Sai, comunque, vai. Quello che noi abbiamo visto in questo momento, abbiamo visto che attraverso le leggi, attraverso gli insegnamenti, attraverso l'intendimento e la conoscenza che l'Altissimo ha dato al suo popolo, che ha dato ad Adamo, agli Adamiti, praticamente gli ha dato la vita. Perché poi se tu leggi quando Mosè dice: io metto davanti a voi la vita, la vita e la morte, cioè i comandamenti, o li mettete in pratica, se li mettete in pratica avete vita, se non li osservate vedrete la morte. Praticamente noi vediamo che questa vita, quindi, che entra in Adamo, questa vita sono i comandamenti dell'Altissimo, è quella che poi attraverso lo Spirito siamo chiamati, quando noi chiamiamo a santificarci, a separarci, significa tornare a questo. Infatti attraverso lo Spirito il titolo di questo video è: santificatevi con la parola di Dio, ok? Perché tornando alla nostra identità, tornando alla nostra eredità, ai comandamenti, alle leggi, alla nostra storia, al nostro modo di vivere, noi praticamente ci stiamo santificando. Quello che noi chiamiamo è a santificarvi da quello, a separarvi da quello che vi ha insegnato questo mondo, attraverso gli scienziati, attraverso i teologi, attraverso i religiosi, i pastori, il papa, il prete, e a tornare al Dio vivente, Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Il più importante, tornando a queste parole, cosa vi rende più intelligenti di loro? Ma voi volete imparare da loro, perché hanno questi tag sul loro nome: onorevole, dottore, questo e l'altro, maestro, ok? Sì, questo è Levitico capitolo 20 versetto 7: santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore vostro Dio, osservate le mie leggi e mettete in pratica, io sono il Signore e vi santifico. Infatti ora ci troviamo nelle mani proprio degli odiatori di questa legge qui, ok? Anziché non possiamo comportarci come loro, ok? No. Cosa volevi dire? No, che attraverso lo spirito, perché leggerlo così, sai, lo leggiamo nella traduzione italiana, però a posto di dire, vediamo che quando c'è scritto Signore, e soprattutto è scritto in maiuscolo, perché c'è scritto il nome del Padre, quindi leggendolo correttamente, qui sarebbe Levitico 27: santificatevi dunque e siate santi, perché io sono Yahweh, vostro Dio, osservate le mie leggi e mettetele in pratica, io sono Yahweh e vi santifico. Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, Yahweh è il nome del Padre, Ba'asham significa nel nome, Yahweh Shai è il nome di suo figlio, ok? Quindi tornate a Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, uscite fuori dalle religioni, uscite fuori dagli insegnamenti scolastici e religiosi che vi ha dato questo mondo. Ecco, separatevi da questo mondo. Adesso noi comprendiamo quando il Signore dice: chi ama il mondo non ama me, chi è amico del mondo non è amico mio, perché vediamo che il mondo ci ha insegnato tutto l'opposto di quello che è la verità, di quello che è la vera sapienza, la vera saggezza. E abbiamo fatto un breve riepilogo di quello che è stato alla creazione, di come l'Altissimo separò gli uomini dagli altri esseri viventi, di come
per il grande stava mangiando il pane di Buddha. Sì. Di come ha separato il popolo degli Adamiti dagli altri popoli. E poi ha fatto lo stesso con Israele. Però prima di farlo con Israele, se tu prendi da dopo il diluvio, da chi è che parte l'Altissimo? Parte da Abramo, che se vai a prendere Genesi capitolo 12, Genesi capitolo 12 versetto 1, questa è la vocazione di Abramo, dice: il Signore Yahweh Basham, Yahweh Shai, disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Ah, separazione. Praticamente lo sta separando, dice: vicino a Abramo separatevi. E attraverso lo spirito è una cosa che anche noi siamo chiamati a fare oggi. Praticamente il Signore sta dicendo: separatevi dalla casa di vostro padre. Non significa che noi dobbiamo prendere e uscire da casa nostra, dei nostri genitori, oppure non dobbiamo più salutare i nostri genitori. Semplicemente dice: separatevi dal loro culto, dal loro credo. Perché i nostri genitori, i nostri nonni, che se vuoi prendere in Geremia, dice che i nostri genitori hanno ereditato menzogne. 3, 6, 16. Versetto è 16. Eccolo qua. Geremia capitolo 16, versetto. Geremia capitolo 16, versetto 19. Signore, mia forza e mia fortezza e mio rifugio nel giorno dell'avversità, a te verranno le nazioni dall'estremità della terra e diranno: i nostri padri non hanno ereditato che menzogne, vanità e cose che non giovano a nulla. Adesso noi consapevoli di questo, che i nostri genitori, i nostri nonni... Scusami, devo proprio interrompere. Il Signore che è passato poco fa è padre di qualcuno, è genitore di qualcuno. Cosa volete che insegni ai suoi figli? Cosa volete che insegni ai suoi figli? Ok? È profonda, è il Signore che è passato poco fa. Cosa ha insegnato a suo figlio? Per questo, quello che è accaduto anche ai nostri genitori, ai nostri nonni, che pensa che addirittura i nostri genitori, i nostri nonni sono cresciuti in un'epoca dove tu non potevi avere un pensiero diverso da quello che era la Chiesa Cattolica, se no tu venivi praticamente etichettato come un eretico, come un diavolo, come un Satana. Cioè loro quindi l'unico insegnamento biblico, religioso, lo potevano ricevere dalla Chiesa Cattolica, il quale attraverso il Concilio di Trento fecero questo concilio per dire che l'unica interpretazione della Bibbia la poteva dare la Chiesa Cattolica. Quindi qualsiasi altra interpretazione venivi visto praticamente come un diavolo. Quindi i nostri genitori sono cresciuti in quella fase storica, ok? Nella fase storica dove hanno ricevuto menzogne, perché l'unica fonte che era approvata dal mondo era quella della Chiesa Cattolica, il quale sappiamo che la Chiesa Cattolica è la setta numero uno al mondo, praticamente. La Chiesa Cattolica è una religione pagana, ma proprio a livelli, cioè, supera anche le religioni pagane per come è maledettamente zelante dietro agli idoli, cioè praticamente lì a tutti, a tutti i santi, i santini che venerano, a tutte le madonne, solo quello, a tutte le venerazioni antiche, tutte le festività, di Mitra, di Dagon, tutti i riti, tutto il modo di vestirsi, il modo di insegnare, il modo di dire che puoi servire Dio come vuoi, che puoi venire a Dio come vuoi, che lui ti accetta per come sei, praticamente, cioè, tutte le feste, tutto, puoi mangiare di tutto, puoi fare di tutto, è una religione terribile. Cioè, davanti agli occhi degli uomini fanno cose, ma questo vi fa capire quanto ignorante è la gente. Il Papa si presenta sempre con un cappello sulla testa, mentre il padre ci dice che un uomo non deve coprire il suo capo quando predica o quando insegna, okay? E poi c'è questo capo qui, che basta andare a vedere l'origine di quel capo, si chiama la mitra, lo usavano i sacerdoti di Dagon, ok? Dagon è una divinità dei Filistei, ok? E Dagon non è un dio, perché hanno portato l'arca dell'alleanza davanti a Dagon. Cosa è successo a Dagon? È caduto, si è spezzato a pezzi. E sai che cosa è accaduto all'ultima Pasqua? Cosa è accaduto? All'ultima Pasqua è accaduto, cioè all'ultima Pasqua, all'ultima festa che loro chiamano Pasqua, mentre il Papa era lì in San Pietro seduto, che c'era tutta la cerimonia, la statua del crocifisso, bam, è caduta davanti a tutti quanti, proprio tac. Su serio? Sì. Questi sono segni? Non so se era la statua o se era lo stendardo,
Comunque è caduto una folata di vento, l'ha messo faccia a terra, l'ha messo. Questi sono segni spirituali. Adesso mi hai fatto venire in mente questa cosa con Dagon che si è inchinato davanti a l'Altissimo. Lo stesso quest'idolo di Babam, il padre li mette faccia a terra. Questa verità li sta buttando giù. Noi siamo, rappresentiamo l'arca dell'Altissimo, perché dentro l'arca cosa c'era? La staffa di Aarone e la legge. Noi siamo portatori di questa staffa. E questa staffa, cosa fa una staffa? Una staffa nei tempi antichi, bastone. Il bastone lo usavano per avere una postura retta e anche per aiutarti a camminare e anche per proteggerti, okay? per attaccare e robe varie. Quindi noi stiamo portando avanti per tenere l'ordine, magari con assolutamente la greggia, anche greggia, tutto per dare aiuto se qualcuno aveva bisogno. Assolutamente noi stiamo portando avanti queste cose che ci hanno insegnato i nostri antenati, soprattutto il nostro Signore Yahweh Shai. Questo è il libro di Secondo Corinzi 6:17, dice che questo uscite da tra loro e siate separati, dice il Signore Yahweh Shai, e non toccate la cosa impura e io vi accoglierò. Ma vuoi leggere qualche precetto più in su? Yappa, lo prendo subito. Se devo fare Primo Corinzi? Secondo Corinzi 6:17. Che secondo me c'è carne là, sì, c'è carne. Secondo Corinzi c'è carne. 6:14 dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Cioè, la gente si è messo dei giochi che non è fatto per loro. Guardate quanti giochi hanno messo queste religioni qui. La gente è proprio incatenata, davvero. Quando... un giogo che hanno messo le religioni, e quando parliamo di giochi, è un termine, gioco di ferro, tipo una sorta di catena di schiavitù. Catena. Ok, infatti ti parla in Deuteronomio del gioco di ferro che hanno messo la schiavitù al collo degli israeliti di quando furono portati in schiavitù in America, sulle navi negriere. Quindi uno dei giochi che hanno messo, una delle catene, delle cose pesanti che hanno messo le religioni è quello lì che un uomo può avere solo una donna. È un gioco. Quando nella Bibbia l'Altissimo ci mostra che se uno ha la possibilità di mantenere e di fare più famiglie e di avere più donne, si possono avere, ok? Per questo sono state create più donne che uomini sulla terra, affinché gli uomini possano avere più donne. Infatti anche in altri culti un po' più antichi è rimasta questa cosa qua. Però il gioco che ha messo la religione numero uno al mondo, la setta numero uno al mondo, la Chiesa Cattolica, è quella che è un uomo per una donna. Che questa qua è proprio una cosa contro natura. È contro natura, infatti. Sì, una cosa che nasce. Vedete il caso che il mondo, i matrimoni non durano, è per caso. No, la causa numero uno della separazione, del divorzio, dei matrimoni è perché l'uomo va con un'altra donna. Sì. La moglie lo scopre e quindi poi... E dice sì, via. Dice via, via, con tutti... Perché praticamente hanno tutelato sia le religioni e sia il governo, la politica, ha tutelato le donne in questo. E questo è proprio stoltezza, perché se basta andare a prendere le scritture e guardare gli uomini più grossi che hanno lavorato con il padre, hanno avuto più donne, ok? Era permesso. Non è nulla del male, a meno che non stai andando Abramo, con la donna già data in sposa con un altro uomo. Abramo ha avuto Sarai, ha avuto Agar, ha avuto Chedura. Vuoi parlare di Isacco, vuoi parlare di Giacobbe? Di Isacco si legge solo di Rebecca. Però di Giacobbe ha avuto Lea, Rachele, Bila e Zippa. Isacco ha avuto solo Rebecca. Però comunque altri uomini dell'Altissimo, Giacobbe, il progenitore del popolo di Israele, ha avuto 4 mogli. Il padre ha chiesto a Davide se voleva più mogli e gli avrebbe date. Davide, a parte che Davide, come si legge qui, aveva molti mogli, e questo è l'uomo dietro al cuore dell'Altissimo. Quindi questo era un gioco che hanno messo sulla gente. E che cosa ha portato questo gioco qui? Questo gioco ha portato frustrazioni di tanti uomini che hanno cominciato a trovare conforto nella pornografia, hanno cominciato a trovare conforto e fare proprio cose abominevoli, ok?
ok? Uomini hanno cominciato ad andare con gli uomini, perché sanno, cioè, questi sono giochi che il padre non ha mai posto, ok? E guardate il gioco che hanno posto sui preti stessi, gli hanno detto che non possono sposare, e questi preti qua nelle chiese fanno gli abomini più grossi che potete mai immaginare, ok? Grazie a questi giochi che gli hanno imposto. O queste suore, ok? C'è un film che ho visto, adesso non mi ricordo i titoli del film, e questo film fa vedere proprio cosa vivono le suore. Mamma mia, fanno di quelle cose abominevoli che voi non avete la più pallida idea. Questi sono giochi che uomini si sono messi alla gente. E hanno fatto tutta questa cosa qui perché coloro che governano sono, diciamo, sono qual è la parola che sto cercando? Sono avvocati della morte, ok? Vogliono ridurre il numero del popolo. Il padre disse all'uomo, moltiplica, ok? Ma vogliono che un uomo sia con una sola donna, ok? Affinché la popolazione si riduce, ok? E comunque noi vi facciamo vedere queste cose, non vi stiamo dicendo di andare a sposarvi più mogli, perché in questo tempo, questa età, sposate più di una donna e accumulare solamente problemi alla tua vita, ok? Ma le cose ve le diciamo come sono nelle Sacre Scritture. Non è lecito che andate anche voi a sposarvi, perché vi complicate la vita. E punto e basta. Okay? Ma nel regno dei cieli avremo più mogli, okay? Avremo concubine. Okay? Sarà tutto stabilito nei tempi originali. E le donne saranno nella loro mente giusta, ok? Le donne non saranno più fuori controllo come sono adesso. Accetteranno di avere delle concubine, altre mogli, e convivranno benissimo insieme, ok? Ho trovato un precetto che era nella mia mente, perché come dicevamo abbiamo visto dai primi servi dell'Altissimo Abramo, che a Abramo è stato permesso di avere Sarai, Agar, Chedura, a Giacobbe è stato permesso di avere Lea, Rachele, Zilpa, Bila. Questo è Re Davide, secondo Samuele capitolo 5 versetto 13 dice: dopo il suo arrivo da Ebron, Davide si prese ancora delle concubine e delle mogli di Gerusalemme, e gli nacquero altri figli e altre figlie. E poi ti dice i nomi. Comunque Re Davide aveva più mogli e più concubine. E tu prendevi il capitolo dove parlava del bambino, infatti là voglio arrivare. Poi che cosa accade? Che Davide si rese colpevole di adulterio, che si infatuò di Bathsheba, e quindi prese la moglie di un altro. E l'Altissimo, quando riprese Davide, gli disse che ma perché hai preso la donna a quest'uomo qui? Se tu mi avessi chiesto più mogli, io ti avrei dato più donne. Questo lo si legge in... in secondo Samuele, questo è secondo Samuele capitolo 12 versetto 7. Allora Nathan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore Dio di Israele: io t'ho unto re Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle braccia le donne del tuo Signore. Ti ho dato la casa di Israele. Cioè, cosa ha fatto il padre? Il padre ha messo, perché ha ucciso il suo Signore, che è Saul, e l'ha dato le sue donne anche. Perché in Israele, quando il marito di una donna muore, la donna diventa libera, ok? Diventa libera, può andare con qualsiasi uomo, ok? Può prendersi un altro marito. Può prendersi un altro marito, volevo dire. Affinché il marito è in vita, non può. Okay? Qua dice: ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore, cioè le donne che Altissimo ha creato, no? Dice: ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Significa che se mi avessi chiesto altre donne, ti avrei dato altre donne. Infatti Yahweh Shai dice in Matteo a Pietro, quando Pietro dice: noi Signore abbiamo perso mogli, concubine, abbiamo messo mogli, terreni, che cosa guadagneremo? E il Signore dice: nel regno riceverete 100 volte altro. Anzi, lo voglio prendere quel precetto.
Questo è Matteo che... Sì, ma la scrittura italiana non ti dà mai. Ciao, questo è Matteo capitolo 19, versetto 29, dice: e chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, e c'è anche la scrittura che dice o mogli, solamente che l'hanno tolto qui, ma se andate nella King James Version del 1611, che è la Bibbia più vicina alla traduzione ebraica antica, c'è scritto anche mogli, dice figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Quindi anche le donne saranno date in più. Ma il punto da quale abbiamo preso questa storia è che le religioni hanno messo un gioco pesante sulla gente. Andiamo al libro di Secondo Corinzi, non l'abbiamo concluso. Tornando comunque, poi prendo anche qui, tornando al punto del gioco pesante che hanno messo le religioni sulla nostra gente, che è questo qua, ad esempio, facendo un esempio che abbiamo tirato fuori con là, che hanno detto che un uomo può avere solo una donna, come abbiamo visto non è naturale, perché l'Altissimo ha sempre permesso agli uomini, se hai la possibilità di mantenerle naturalmente, di avere più donne, perché proprio nella natura dell'uomo vuole di avere... Di poter avere più donne, cioè, anche, lo può permettere. Anche scientificamente la sacca di un uomo e produce al giorno quante migliaia di sperma, ok? E deve averlo solamente per un per ah, se, lui, se poi il Signore l'ha benedetto e dice moltiplicatevi, sì. Praticamente loro facendo questo hanno fatto sì che gli israeliti non si moltiplicassero. Praticamente hanno tolto la possibilità al popolo di Israele, ciao, di moltiplicarsi. Perché loro hanno visto, ti spiego cosa hanno fatto. Perché se voi fate bene la vostra ricerca vedrete che l'unico popolo sulla faccia della terra che è stimato che andrà in estinzione prima o poi sono i caucasici. Sono un popolo molto sterile, ok? Il padre sta riducendo, davvero, loro fanno fatica. I caucasici infatti loro sanno che andranno in estinzione prima o poi, se le cose vanno avanti così. Ma cosa hanno fatto? Sapendo che i figli di Israele sono molto fecondi, ok? I figli di Israele sono stati benedetti, che saranno come la terra della. Saranno come la terra del mare. Come la sabbia, come le stelle. Come le stelle. E loro sapendo questa cosa qui, in America soprattutto, tutti gli ospedali da abozione li vedrete solamente nei quartieri dei negri, ok? Solo nei quartieri negri, li hanno messo dappertutto e ovunque, ok? Lì ti danno tutto gratis, se devi fare per non avere figli. Quando è gratis, quando questo mondo ti dà gratis, fatti sempre una domanda. Sempre ma non troverai mai queste punte di abozione nei quartieri dei così chiamati bianchi, e lo fanno apposta, ok? E comunque sì, poi così facendo abbiamo visto che distruggono proprio... Cioè la causa numero uno al mondo oggi della separazione di matrimonio è perché l'uomo va sempre con un'altra donna. Ma perché? Perché nella natura dell'uomo a avere più donne. L'Altissimo ha creato, quanti sono? 7 volte gli uomini, cioè per ogni uomo ci sono 7 donne sulla terra. E infatti cosa dice il libro di Isaia 4? Il libro di Isaia 4, arriveranno i tempi in cui, anzi il libro di Secondo Esdra lo dice, che i loro mariti moriranno nelle guerre. E tutta questa guerra qua che si sta cuocendo, la gente non ha capito ancora cosa succederà. Già la popolazione della donna è 3 volte della popolazione dell'uomo, e il padre lo ha stabilito assolutamente così. Abbiamo fatto una prova qualche settimana fa io e il fratello, abbiamo guardato una via. Ah, è vero. E guardate, vedere un uomo era davvero raro. Erano donne, 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 e poi vedi un uomo. Ok? Si vede. E immaginate quando la guerra inizierà. I primi ad andare in guerra sono gli uomini. Quando saranno fatti fuori in guerra, chi prenderà cura di queste donne qui? Chi prenderà cura di tutte queste donne qui? E allora viene la profezia qui. Isaia capitolo 4 versetto 1: in quel giorno 7 donne afferreranno un uomo. 7 donne afferreranno un uomo. E 7 significa complezione. Non vuol dire 7. 7 è un numero completo, possono essere 100 donne, possono essere 20 donne,
possono essere 70 donne. Dice, e diranno, legge da capo, dice, in quel giorno 7 donne afferreranno un uomo e diranno, noi mangeremo il nostro pane e ci vestiremo delle nostre vesti, facci solo portare il tuo nome, togli via da noi il tuo nome. E in quei giorni le donne cominceranno a capire che sono state ingannate dal serpente finora. E, okay? gli starà bene condividere un uomo. Assolutamente. Perché poi, sai, oggi alle donne tu vai a dire se loro sono disposte a condividere il loro marito con un'altra donna, e dicono di no. Però, se poi dice, smetti che Cristiano Ronaldo, no? Che bella, un bell'uomo, pieno di soldi, ti volesse come seconda moglie, tu ci andresti? Ti dicono sì. Sì, 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 sì. E infatti ci sono parti del mondo, Africa, dove gli uomini prendono tranquillamente più mogli e davvero vivono in pace. Le mogli diventano amiche, questo qua cura il figlio dell'altro. È una famiglia felice, grande, c'è sempre festa, c'è sempre da cucinare. Sono figli che hanno più, perché alla fine il figlio è il figlio del padre. Il padre, tutti i figli che vengono fuori da un uomo sono i suoi figli, non importa se lo fa con 100 donne, ok? Portano la genetica, perché se guardate anche scientificamente approvato, la genetica, la DNA dell'uomo porta la X e la Y, mentre la donna porta solamente la X, ok? O la X, non mi ricordo, porta uno, quindi è l'uomo che dà questo. Vado avanti con Secondo Corinzi. Secondo Corinzi 6:14, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. E quando si parla degli infedeli, no? Cosa significa? Coloro che non hanno fede nelle parole dell'Altissimo. Coloro che non credono. Semplicemente, coloro che non credono nelle parole dell'Altissimo. Ok? Io che unione ho con un assassino, con un gruppo di assassini che si svegliano la mattina, pianificano e vanno a uccidere un uomo? Che cosa ho con quella gente là? E guarda che si sta corrompendo anche sulla mentalità che un uomo può avere più donne, si stanno corrompendo anche le donne che dicono di essere musulmane. Perché, sai, magari tu sai che nell'Islam, nella religione musulmana è più accettata questa cosa qua. Però io qualche tempo fa stavo parlando con una mia collega al lavoro, così venne fuori questo discorso qua, di un uomo può avere più donne. Lei disse di essere musulmana e disse, vabbè, tu sei musulmana, allora per te, dico, non c'è problema se tuo marito prende un'altra donna. No, no, assolutamente no. Scusa, ma tu hai detto di essere musulmana, ah, non me ne frega niente della religione. Cioè. Eh sì, Esaù è riuscito ad arrivare agli infedeli del mondo. Capito? Gente che dice di credere ma in realtà non crede, ma che alla fine sia musulmani che cristiani sono la stessa cosa. Dicono di credere ma alla fine con i loro fatti non credono. Poi magari c'è chi fa un po' di più, chi fa un po' di meno, perché sicuramente le fanno per tradizione alla fine, non li fanno per l'essenza di cosa è, lo fanno per tradizione. Infatti anche i cristiani che vanno a fare la messa in chiesa li fanno per la tradizione, non lo fanno proprio per l'essenza, per il significato, non sanno neanche il significato, che gli danno un significato là così e loro vanno avanti. Questo andando avanti dice o quale comunione tra la luce e le tenebre. Vedi, non pensavo neanche che era, è questo che sto dicendo. Quale comunione c'ha la luce e le tenebre? Vedi perché bisogna separarsi? Perché se tu accendi il fuoco in dove c'è il buio, cosa succede? Il buio scompare, va via. Noi siamo portatori di luce, non possiamo comportarci come dei figli tenebrosi, che la tenebre rappresenta ignoranza. Ok? E poi se ci fai caso, questa cosa qua fa stare male anche alla donna. Non solo fa star male all'uomo, che l'uomo si deve reprimere e pare che non deve guardare una ragazza, non può guardare un'altra, non deve stare tutto represso e poi la repressione fa uscire fuori il peggio praticamente. Ma anche le donne poi stanno male quando devono rompere le palle ai loro mariti, non devi guardare. Cioè questa, la gelosia biblicamente comunque è proprio mal consigliata. Cioè c'è anche proprio in Sirach che, anzi, che una donna gelosa è... Gelosa è bestia. Mamma mia, comincia a fare un po' stress,
Andiamo a commenti. Ehi, shalom a tutti. Yahweh Hashem Yahshai Barakatam. Ehi, shalom a Yahweh. GMS in his likeness. Yahweh Hashem Yahshai Barakatam. Yahweh dice la separazione ai tempi post diluvio. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Sì, lì sta parlando dei figli di Israele. Lì no, c'era... i figli di Adamiti. Sì, i figli di Israele, prima di essere chiamati figli di Israele, erano chiamati figli dell'Adam, figli degli Adamiti. Conosciuti e come. Diciamo che lì il punto ci fu la separazione tra sì, i figli fu... di Dio che erano gli Adamiti. Can, assolutamente. Can. A proposito di separazione, ragazzi, se vuoi tirare fuori Deuteronomio 32 e 8. Qua per concludere il punto sulla donna, dice Ecclesiastico capitolo 26, versetto 6, dice: ma una donna che è gelosa di un'altra donna è un dolore del cuore. Assolutamente. È un flagello della lingua che comunica con tutti. Quindi praticamente la Bibbia. Cioè, ti mostra poco nell'insegnamento che una donna non deve essere gelosa di un'altra donna, perché se sei gelosa di un'altra donna è perché ti senti inferiore, e questo non è una cosa nel quale ti devi, nessuno si deve sentire inferiore a un altro, ok? Perché anche nella Bibbia l'Altissimo ti chiama, è un insegnamento che dà agli uomini, che tu non puoi trattare meglio per esempio i figli della donna amata dai figli della donna che magari ti perché poi capita che quando tu prendi un'altra donna, una ti piace di più, una ti piace di meno. Però non devi fargli mancare nulla a nessuna delle due. A entrambi devi dare un tetto, vestiti, cibo e gli devi dare l'intimità, gli devi dare. Quello che dico è quello che è il suo dovere. Dunque, parlando della separazione, questo è... libro di Deuteronomio 32, versetto 7, dice: ricordati dei giorni antichi, considera gli anni delle età passate. Interroga tuo padre ed egli te lo farà conoscere. E infatti questa scrittura è profonda, perché parlando di quello che abbiamo detto all'inizio riguardo questi dottori falsi, che okay, noi dobbiamo interrogare i nostri padri, e noi in questi tempi padri ci ha dato dei padri spirituali, sono loro a chi dobbiamo interrogare per la sapienza, non a questi dottori falsi qua. Punto è in versetto 8, dice: quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini. Quindi vediamo che qui l'Altissimo è un Dio di separazione, ok? E così il padre, così suo figlio. Concludo questo precetto. Anzi, prima di concludere, lo prendo io qua. Questo è Matteo capitolo 10, versetto. Voglio prendere. Ah sì, versetto 34, versetto 35, dice: perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. Ok? Il Messia Yahawash non è venuto a dire: ehi, tutti insieme, uniamoci. No, è venuto a dividere, perché ci sarà chi crede e chi non crede. Tornando a Deuteronomio. Qua per andare vai. Più nel... Anzi, qua noi vediamo quello che leggiamo in Deuteronomio, che vedremo che l'Altissimo separa i suoi figli, il suo popolo, dalle altre nazioni. Quello che invece leggiamo qui del Messia è che il Messia separa gli eletti del suo popolo dalla nazione di Israele. C'è una separazione nella separazione. Cioè, c'è una separazione che praticamente questa separazione è una santificazione. Perché la parola separato significa in ebraico è kadash, che significa santo, o comunque questo è il scopo. Sei d'accordo? Esatto. Sei d'accordo? D'accordo. Bene, allora, Deuteronomio 32,8: quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli. E questi confini vediamo che coloro che governano il mondo hanno violato questi confini qui. Qui c'è la scrittura sempre nel libro di Deuteronomio, Numeri, che dice che guai a quell'uomo che toglie la confine al suo prossimo. Ok, lo hanno fatto per creare confusione, perché questi sono
è un popolo di confusione, hanno creato nuove nazioni che non c'entrano nulla, ok? Che va avanti a dire, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero dei figli di Israele, poiché la parte del Signore Yahweh Shem Yahshai è il suo popolo. Giacobbe è la porzione della sua eredità. Quindi noi, mentre vediamo che il Dio della Bibbia, attraverso i suoi servi, i profeti, porta questo messaggio di separarsi dagli altri popoli, santificarsi, proprio separarsi dalla maniera di pensare, di vivere, dallo stile di vita, ok? E porta un messaggio che è riservato solo per degli eletti, perché questo non è per tutti. Noi vediamo che invece le religioni fanno il contrario. Perché? Perché sono in uno spirito malvagio. Come dice Nabacuc 2.5, dice: certo, il vino è traditore, l'uomo arrogante... Il vino rappresenta le dottrine, no? Dice: l'uomo arrogante non può starsene tranquillo, egli allarga la sua bocca come il soggiorno dei morti, come la morte non si può saziare. E qui è il punto, dice: ma raduna presso di sé tutte le nazioni, raccoglie intorno a sé tutti i popoli. Questo è quello che fa l'uomo arrogante, l'uomo malvagio. Lui vuole prendere tutti quanti, vuole, perché naturalmente le religioni sono come dei negozi. Più gente hanno, più offerte hanno, quindi più decime, più offerte, perché poi le gran parte delle religioni ti chiedono la decima, oppure nella Chiesa cattolica a ogni fine messa, oppure a ogni rito, comunione, cresima, battesimo che fai, ti chiedono la mazzetta, ti chiedono l'offerta, passano il cestello, affinché a ogni mese devono passare il cestello a dire: butta qua un po' di denaro. Oppure quando tu sei sul punto di morte, vedi che i preti vanno a girare casa per casa da questi anziani, da questi vecchi, a dire che se vogliono essere perdonati ed entrare nel regno di Dio, di lasciargli la loro casa, il loro palazzo, sì, il loro averi, il loro terreno. È un gran business proprio, coso, è un business assurdo, davvero. Queste sono le religioni, per questo vanno bene tutti, capito? Per questo e poi quando fanno il funerale della morte in chiesa, sai quanti soldi girano? E questo che cosa genera? Perché mentre l'Altissimo ha separato i popoli, perché ogni popolo aveva le sue tradizioni, la sua cultura, il suo modo di vivere, per questo ci diceva anche di non prendere le mogli dagli altri popoli, cosa hanno fatto invece a oggi? A oggi hanno messo tutti quanti insieme in modo da confondere, in modo di essere, ecco, una Babilonia, una confusione, che uno non sa chi è chi e ti comporti come si comportano le altre nazioni. Per questo che l'Altissimo... Abbiamo visto all'inizio che il Signore fa: queste sono le leggi e i comandamenti, osservale, perché queste saranno la sapienza davanti agli altri popoli, i quali vedendo ti diranno: mamma mia, questo qua è l'unico popolo sapio e intelligente. Cioè noi abbiamo le istruzioni del popolo dell'Altissimo. Assolutamente. Vogliamo continuare. E siamo chiamati a tornare a comportarci come figli dell'Altissimo. Questa è la separazione che siamo chiamati a fare dagli altri popoli. Noi siamo diventati praticamente come le nazioni siamo diventati. E ora il Signore ci sta chiamando a separarvi. Però come? Il punto è quando noi parliamo, ecco, come il titolo della lezione, separatevi con la parola di Dio. È perché quando si parla di separazione e di santificazione, non lo dobbiamo fare secondo quello che è, secondo la giustizia del mondo, delle religioni, del prete, del papa, che vi dicono: oh, così si è santi, ah, così si è buoni. No, per sapere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato dobbiamo andare nella Bibbia. Attraverso i comandamenti noi possiamo sapere qual è il cammino corretto. Questo in Geremia 6:16 ti dice: guarda i sentieri antichi, vedi qual è la buona strada e incamminati per essa, non secondo come insegnano oggi nelle varie religioni, ma come dice la parola di Dio. Perché poi la testimonianza che portava questa settimana il fratello, che ha avuto a fianco durante alcune giornate di lavoro questo testimone di Geo, vediamo che proprio questa gente qui segue la via della loro religione, che è in contrasto con la Bibbia. Il fratello, nonostante gli facesse vedere che nella Bibbia quello che dicono e quello che fanno è contrario, quello lì, qual è stato il commento? Ha detto: allora il Dio della Bibbia è un Dio malvagio. Perché loro praticamente hanno seguito un insegnamento e hanno conosciuto un idolo delle religioni che non ha nulla a che fare con quello della Bibbia. Per questo santificarsi non attraverso le religioni, non attraverso il Papa, il Vescovo, il Prete, il Pastore o chi esso sia, ma santificarsi attraverso la parola di Dio. Apri la Bibbia e leggila, perché noi siamo qui
qui a fare questo alla fine. Noi non siamo a chiamarvi nella nostra religione. Noi alla fine vi stiamo chiamando a aprire la Bibbia, a leggere, a conoscere il vostro Dio, ok? Il Dio del cielo e della terra, Yahweh Basham, Yahweh Shai. Noi vi stiamo chiamando a conoscere la vostra storia, a tornare alla vostra eredità, a tornare nei sentieri antichi. Questo è, ok? Chi ci vuole ascoltare bene, chi non ci vuole ascoltare, lo segua per la sua strada. Un precetto veloce, questo è il libro di Apocalisse, capitolo 18, versetto 4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Qui sta parlando di Babilonia la Grande, ok? Che dice uscite da essa, ma non sta dicendo che dobbiamo uscire dagli Stati Uniti d'America. Dobbiamo uscire da tutte le filosofie, dottrine, insegnamenti, ubriachezze che per la maggior parte gli Stati Uniti d'America hanno contaminato il mondo. Perché guardate che la maggior parte dei pensieri, degli stili di vita, delle religioni vengono dagli Stati Uniti d'America. E il Signore ci chiama a separarci da queste, uscite da esse, ok? Questo mondo separatevi. Separatevi, santificatevi da tutto quello che vi hanno insegnato, che va bene uomo con uomo, va bene donna con donna, no che non va bene. Che va bene che tu credi in quello che vuoi, io rispetto il tuo credo, tu rispetti me, no che non va bene questo, ok? Non va bene, salve. Ciao. Buongiorno. Va bene? Sei giovane, più bene così. Quando è giovane, sì. Hai il mondo in mano. Assolutamente. Quando sei a età mia, ora tu sei, io ho trovato in campanile e camminare. Eh sì, per questo è bene, dice che nei giorni della tua giovinezza cerca il Signore, quando hai la forza di farlo, quando hai la possibilità di farlo. Il Signore è quello che dice in piedi, quando non sei dove da parte, se fai un pensiero, ti scambia tutto. Voilà. Cosa gli dà una botta questa? Se cos'è il tabacco questo qua? No, no, no. Senti, no, è tabacco, lo conosciamo. Oh mamma, è forte però. No, se aspetta questo, se colgo l'ogolio della vita moderna. No, no, no. Senti, ma lo conosco, grazie. Ah, oh, oh. Come diciamo? Calam. Vamos. Calam. Calam. Io Yarayala. Buona salve. Buona giornata. Comunque leggo di nuovo, questo è il libro di Apocalisse 18 e 4. Poi udì un altro. C'è fatto caso che un po' di. Come se oggi fosse una giornata, sai, dove vedi un po' di diavoletti che vengono a. Ehi, beh, ehi, gioite o cieli, ok? Che il Padre vi ha mostrato certe cose che non ha mostrato al mondo, davvero. Questa verità è tutto, ok? Voi dovete gioire, infatti. Ecco perché le scritture dicono nel libro di Giovanni, il primo Giovanni, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Ma c'è gente con delle catene proprio forti, spirituali. C'è gente che porta giochi, catenacci, ok? Si struscia, non riesce neanche più ad andare avanti, ma non lo vedo, ok? Dovete separarvi da tutta quella gente là, perché sono coloro che stanno governando. Libro di Isaia, capitolo 52, versetto 11 dice: partite, uscite di là, non toccate nulla di impuro, uscite di mezzo a lei, purificatevi voi che portate i vasi del nostro Signore, ok? Siamo stati chiamati a tornare a Dio vivente, Yahweh Basham, Yahweh Shai, che come stavo vedendo all'inizio, che poi ho detto ci arriviamo, è quello che il Messia Yahweh Shai è venuto a fare, cioè è venuto a chiamarci a tornare al Padre, ed è venuto a chiamare i suoi, non è venuto a chiamare tutti gli abitanti della terra. Questo è Giovanni capitolo 17, versetto 6, che dice: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. Poi vediamo che il Messia dice che ha manifestato il nome del Padre agli uomini che l'Altissimo gli ha dato, non a tutti gli abitanti della terra. Infatti più avanti al versetto 9 dice: io prego per loro, non prego per il mondo, ma prego per quelli che tu mi hai dato perché sono tuoi. E qui vediamo che c'è una separazione. L'Altissimo ha separato degli uomini
al quale ha permesso di conoscere suo figlio e per mezzo di suo figlio di farsi conoscere lui stesso. Can. Non abbiamo concluso comunque il secondo Corinzi, no? Sì, ho un precetto di chiusura però. Beh, se è quello di chiusura, lascialo da chiusura. No, c'ho un precetto di chiusura. Su cosa? Su questa separata lì. Okay. Non lo voglio leggere adesso, non voglio leggere la chiusura. Vabbè. Andando avanti, secondo Corinzi 6 e 15 dice: e quale accordo fra il Messia e Belial? Belial era un titolo per significava Satana, avversario. Belial significa ribellione. Ribellione? Sì, se andiamo a vedere. Dice: o quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Noi infatti, noi siamo infatti il tempio del Dio vivente. Dice: noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, e come disse, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro e vi accoglierò. Sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e come figlie, dice il Signore. E quando si dice di nulla impuro, è quello che ho notato, e abbiamo sempre detto questa roba qui spesso, è che la gente vuole scegliere quello che gli va bene nella Bibbia e quello che non gli va bene, perché li scattano, ok? Non puoi avere un piede nella verità e un piede dall'altro lato. Quindi non prendere nulla di impuro. Se tu segui la verità, seguila al 100% senza aggiungere un qualcosa dalla chiesa. Non puoi dire che sei in questa verità, ma va bene, il prosciutto ci preghi prima di mangiarlo e allora lo rendi pulito. Se tu ci pensi, noi siamo stati presi che siamo impuri, eravamo impuri, non siamo impuri. Se noi siamo stati presi impuri per purificarci, se noi poi in questa verità vogliamo prendere qualcosa di quello che conoscevamo prima, praticamente sicuramente vogliamo portare qualche impurità nella verità. E quello dice: non toccare nulla di impuro, ok? Ma separati da quello che credevi di conoscere, di sapere, torna bambino, ricomincia a imparare da capo e al meglio delle tue possibilità e inizia a camminare nella maniera corretta. Ma il punto di vista è che nella carne questo è impossibile farlo al 100%. Ma nello spirito c'è possibile farlo a una buona percentuale, ok? È una battaglia ogni giorno, naturalmente, ok? Perché qua non è che ogni giorno siamo a livelli spirituali alti. No. Infatti, proprio attraverso lo spirito, prima di iniziare il campo, che ho parlato a fratello Yagayala, che, ok, che oggi non mi sentivo proprio in forma. E non è un caso che arrivano dei diavoletti che ti vogliono portare via lo spirito. Assolutamente. Questo fa parte della battaglia, sai? La strada non può essere tutta liscia fino alla fine, ok? Guardate quelli che fanno... cioè, qual è quel sport là che corina qua e sali lontano? Triathlon, ok? Guardate il triathlon. Il percorso, il nostro percorso in questo... Non è una strada dove cammini con le mani in tasca e arrivare alla fine con la coda così, con le mani aperte e tutti che ti gridano bravo, bravo. No, e questo è oltre un triatone, ok? Sono giorni alti, giorni sbalzi, sono giorni che devi camminare con scalzi nell'acqua, sono giorni che devi salire montagne, sono giorni che sono davvero caldi, sono giorni che sono davvero freddi. Questo fa parte della nostra prova e questo fa parte di quel gioiello che il padre Yahweh Bashmiyoshai sta forgiando, okay? Il gioiello che va attraverso il fuoco, il raffinamento, ok? Poi un giorno nel Regno dei Cieli guarderemo dietro e vedremo che, padre, ho visto tutto quello che hai fatto e riusciremo ad apprezzare di più il Regno dei Cieli, ok? Che sei entrato con la sofferenza, con il sacrificio. Assolutamente. Le cose che tu ti acquisti con il sacrificio hanno più sapore. Questo non è normale, non è logico come le religioni ti insegnano che sei già salvato, che verrai rapito prima della grande tribolazione. Che gusto ha questo qui, ok? Entra nel regno senza alcun sacrificio, dopo che hai fatto i tuoi porci comodi qui in questo regno qui, arrivi e entri lì, con che faccia entri, ok? Con che faccia ti presenti davanti all'Altissimo dopo che hai fatto i cazzi tuoi qui? Questo c'è bisogno del tempo della grande tribolazione,
c'è bisogno di un tempo di grande prova e sacrificio per tutti quanti noi, in misure diverse, in maniere diverse, ma prendete in maniera positiva quello che sta per arrivare, la grande tribolazione che sta per venire è per il nostro bene, è affinché il nostro spirito salga di livello, affinché noi comunque attraverso la nostra sofferenza ci purifichiamo, perché anzi la grande tribolazione sarà una bella separazione che noi avremo da questo mondo qui. Okay? Stavo per dirlo, questo è il punto. Più nei tempi che arrivano ci troveremo a dover scegliere a separarci o andare con loro, ok? Sì. Stanno arrivando tempi in cui dovremo davvero separarci. Le scritture dicono che molti di voi saranno come pellegrini. Cosa fa un pellegrino? Un pellegrino che muove, si separa da dove c'è il casino e robe varie. No, affermando questo dichiara di essere pellegrino sulla terra, come dice la scrittura. Ma proprio noi necessitiamo della grande tribolazione. Noi necessitiamo della grande tribolazione. La grande tribolazione farà di noi, forgerà degli uomini, dei veri uomini, ok? L'Altissimo sta creando degli uomini, dei guerrieri spiritualmente forti. E la grande tribolazione porterà la nostra fede a livello fortissimo, a livello altissimo, ok? Questo è Michea capitolo 2 versetto 10, dice: alzatevi, andatevene, perché questo non è luogo di riposo, a causa della sua impurità provoca distruzione, una distruzione terribile. Questo alzatevi, andatevene, come separatevi, ok? Separatevi da questo luogo, se no finirete per essere bruciati, consumati, distrutti con questo luogo qui, ok? Che questo governo, questo sistema di cose è destinato a essere distrutto dal fuoco nucleare. Quindi se voi non vi separate da questo modo di vivere, da questo mondo, sarete distrutti insieme con questo mondo qui. Questo alzatevi, separatevi. E questo non è luogo di riposo, come il fratello attraverso lo spirito l'ha paragonato a un triathlon, questo cammino nella fede. Il cammino nel Messia di Ahawashai non c'è mai stato presentato sia dal Messia stesso e sia dagli apostoli, dai discepoli, non c'è mai stato presentato come un cammino facile. Il Messia stesso ha detto: se hanno fatto questo a me, faranno questo anche a voi, voi non siete maggiori del Maestro, ok? Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E abbiamo visto che cosa è accaduto agli apostoli, a Paolo, a Pietro e agli altri apostoli. Abbiamo visto che raccomandazioni facevano. Era sempre un costante: tieni duro, sii forte e coraggioso, chiamava nelle scritture i suoi servi, i suoi profeti, quello di essere forte e coraggioso. Il Messia Yahawashai diceva proprio, il Messia proprio ti metteva davanti, proprio tutto chiaro, diceva: per il mio nome vi metteranno nelle mani dei tribunali, vi uccideranno, vi perseguiteranno, che vuoi sapere di più? Cioè mi sta dicendo che se tu ti metti a camminare nel suo nome, secondo il suo esempio, tu rischi la morte, tu sarai ucciso, tu rischi di morire. Cioè ti sta mettendo, stiamo parlando che non è un cammino facile quello là di camminare nella verità, ok? A differenza di come le religioni ve l'hanno presentato, cioè accettatelo e siete salvi. No, il Messia fa: accettami, fa, e inizia il cammino duro per te. Fa: accettami e rischi la morte, rischierai la morte. Anzi, il motivo in cui vi diciamo che dobbiamo separarci, vi leggo velocemente il libro vi leggo usando un'allegoria di quello che è successo in passato nel libro di Numeri, un motivo in cui dobbiamo separarci da questa gente qui, perché questa gente sarà distrutta e non vogliamo appartenere alla loro distruzione. Questo è il libro di Numeri, capitolo 16, versetto 21, che dice: separatevi da questa gente e io li consumerò in un attimo. Ok? Separiamoci da questa gente, perché la fine di questa gente qui è il Padre sta per portare tutta la sua ira su questa gente qui. Ecco perché dobbiamo separarci. Gli ignoranti ti diranno: ma questo è l'Antico Testamento. Ok, l'Antico Testamento, ma è lo stesso Dio quello del Nuovo Testamento. Assolutamente. Okay? Il problema è che la gente ha cambiato Dio nel Nuovo Testamento. Ha messo un idolo delle religioni, un idolo che non uccide, un idolo che non punisce, un idolo che ama tutti. Non è così, ok? Perché è lo stesso che accadrà oggi. Lui separerà i suoi. Quando si parla di salvezza, di quale salvezza si sta parlando? Della gente che dice di essere già salva. Ma salva da che cosa? Sei ancora qui nel maledetto regno di Satana.
bella salvezza di merda che vi trovate, dovrei dire a questi qua che credono di essere già salvi. La bella salvezza è quella lì che quando starà per venire la distruzione, quando c'è la fame, la carestia, e sta per venire la distruzione attraverso il fuoco nucleare, tu sarai salvato, ok? Sarai rapito dai carri dell'Altissimo, dai così chiamati UFO, dall'esercito celeste, e vedrai, come dice in Apocalisse capitolo 15, credo, questo mare di vetro, mare di vetro dove vedrai il fuoco che distrugge coloro che sono sulla terra qui, coloro che stanno, giudizio, morte e distruzione arriva qui. È da questo che dobbiamo essere salvati, dal giudizio, dalla morte e dalla distruzione che l'Altissimo viene a portare. Posso leggere il precetto che ho conservato, che è l'ultimo, poi chiudiamo questa lezione. Questo è il libro di Esdra, capitolo 6, e leggo dal versetto 21, che dice: così i figli di Israele, reduci dall'esilio, mangiarono la Pasqua con tutti coloro che si erano separati dall'impurità della gente del paese e che si unirono a loro per cercare il Signore Yahweh Hashem Yahushai. Celebrano. Quindi il punto è qui. Posso tirare fuori un altro? Poi vediamo che qua si può andare anche un po' più nel profondo, che sì, stiamo parlando della Pasqua. Perché però sarà la Pasqua. Una cosa che è venuta alla mia mente è che il fatto che nella storia del nostro popolo di Israele, il Signore ci ha dato, come abbiamo visto, no? Sia ad Adamo gli ha dato quando gli ha dato il soffio, gli ha dato la sapienza, cioè gli ha dato i comandamenti che ai tempi erano orali, erano attraverso di padre in figlio si trasmettevano gli insegnamenti. Quando siamo arrivati a Mosè, i comandamenti sono stati dati scritti ed è stato comandato al popolo di Israele di osservare le leggi dell'Altissimo e di separarsi dagli altri popoli. Che cosa accadeva? Che la nostra gente imitava i costumi degli altri popoli, andava dietro agli altri popoli, allora l'Altissimo li puniva. Infatti, se tu vedi nel libro dei Giudici, è un continuo andare avanti e indietro con questo. Il popolo di Israele che inizia a imitare le altre nazioni, l'Altissimo che li punisce, poi il popolo di Israele che si pente e vuole torna a Dio, torna quindi a osservare, si separa dai popoli, torna all'Altissimo e l'Altissimo li riceve di nuovo e gli dà di nuovo le benedizioni. Poi che cosa fa? Tornano di nuovo a imitare le nazioni, a comportarsi come le nazioni, come oggi, perché noi dobbiamo pensare, quello che stiamo dicendo lo dobbiamo attualizzare, quindi si comportavano come le nazioni circostanti e l'Altissimo li puniva. Poi che cosa accadeva? Che si separavano di nuovo dalle nazioni e tornavano all'Altissimo. E il libro dei Giudici è così, è un continuo andare avanti e dietro con questo. E poi arrivi qui al punto dove l'Altissimo dice: se vuoi celebrare la Pasqua, è la Pasqua, il significato della Pasqua è la liberazione, è la salvezza. Quindi se vuoi essere salvato, ti devi liberare, ti devi separare da qui. Fa celebra la Pasqua con quelli che si sono separati dagli altri popoli. Questo è fortissimo. Il significato della Pasqua è quello. Proprio e abbiamo appena concluso la Pasqua qualche settimana fa. Chissà che per la prossima Pasqua non ci saremo neanche siamo, più. Siamo già fuori da qua. Che la prossima Pasqua che viene sarà la Pasqua della liberazione proprio totale, vera. Perché abbiamo davanti ai nostri occhi le due ultime profezie. Il marchio della bestia e il marchio di Apocalisse 13:16, che attraverso lo spirito questa notte ho fatto un sogno, dopo te lo devo raccontare, però devo un attimo pensarlo, che era wow. Il fratello non si chiama Calam per niente. Che la grande tribolazione, ehi mamma mia. Non dimenticare. Mi sta venendo alla mente questo sogno di questa notte. Cioè praticamente che io sapevo che la tribolazione stava per accadere da un momento all'altro. Era proprio che comunque sappiate che la grande tribolazione sarà da un giorno all'altro praticamente. Cioè da un giorno all'altro noi vedremo proprio che la società inizierà a collassare. Cioè sarà io in questo sogno sapevo che non sarebbe stata una cosa graduale, ma sarebbe stato proprio all'improvviso. Come poi tra l'altro dice la scrittura, quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. Quindi sappiate che la grande tribolazione, che l'abbiamo davanti agli occhi, perché la grande tribolazione sarà quando questa società collasserà, quando ci sarà fame, carestia e caos, e loro metteranno la soluzione che sarà il marchio della bestia. E quindi per sopravvivere un pochino in questo regno, tu dovrai, se vorrai sopravvivere, dovrai prendere il marchio della bestia, il marchio di Apocalisse 13:16, e subito dopo verrà la terza guerra mondiale.
e con quello che sta accadendo tra Israele e Iran, è un attimo che l'Iran chiude lo stretto di Hormuz e si va tutti a puttane qui. Infatti, questo è il momento in cui dovete essere circospetti, come dice Fessini 5:15, ok? Non essere come stolti al mondo che non vede niente, che stanno solo vivendo, non sono diversi dai cani, anzi i cani hanno un senso di percezione, sanno che qualcosa sta per succedere, il cane sente quando ci sarà un terremoto, il cane sente quando la maggior parte sono i padroni che non sanno, ok? Quindi poi sappiamo che dopo che viene la grande tribolazione, è questione di poco che viene la terza guerra mondiale, perché il Signore dice che quei tempi saranno abbreviati, se no nessuno di noi potrebbe sopravvivere. Anzi, quando si parla del tempo della grande tribolazione, se guardate bene la storia delle guerre, la tribolazione fa parte della guerra, perché prima di iniziare a lanciare missili devi tagliare cibo al tuo nemico, devi tagliare supply, devi tagliare comunicazione, devi rendergli la vita proprio... C'era l'assedio prima della battaglia. Quindi l'assedio è quel tempo di grande tribolazione, quando il vostro camion non vi porterà più i pomodori. La grande tribolazione sarà l'assedio prima dell'inizio dei lanci di acci. Quindi se non hai altro da dire... Ok, speriamo che... Questo campo è stato edificante, separatevi adesso, cercate il Signore mentre lo si può trovare, ok? Ora la porta della misericordia è ancora aperta, usufruitene, ok, del sangue che ha sparso sulla croce Yahweh Shai, che molti mi hanno preso... Non stanno facendo uso di questo sangue qui, non vedono l'importanza... Perché poi il sangue serve per purificarti. Per purificarti, assolutamente, hai detto, perché alla fine... ci purificavamo con i sacrifici spargendo sangue, e c'è stato un sangue molto prezioso che è stato sparso per noi. Alla fine il sangue del Signore Yahweh Shai che ci dà l'intendimento delle scritture, senza la sua morte non potevano essere sbloccati i 7 sigilli che sono l'intendimento delle scritture. Assolutamente, quindi prendiamo Isaia 33:6 e chiudiamo con questo precetto qui, cercare il Signore mentre lo si può trovare. Isaia 55:6, cercate il Signore Yahweh, Basham Yahweh Shai, mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Quindi se le scritture vi dicono che mentre lo si può trovare, vuol dire che ci sarà un momento mentre non si potrebbe trovare. Quindi cercate il Signore nella vostra gioventù, anche la gioventù rappresenta nella vostra libertà che avete adesso, ok? Le cose stanno per cambiare, ok? Separatevi e cercate il Signore. Speriamo che questa lezione è stata edificante, la chiudiamo dando tutte le lodi a Padre Onnipotente. Yahweh Basham, Yahweh Shai Basham, Rakakadash. Doppio onore agli apostoli e anziani della Gran Pietra del Molino, Grace Millstone. Questi sono gli uomini che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti sparsi nei quattro angoli della terra e a tutti coloro che cercano con sincerità e umiltà a voi, Shalom. Shalom. E a questo regno, Abad Babal. Amen.